Mi auguro innanzitutto che Fiumicino continui nella sua strada, quella che ha segnato un cambiamento straordinario e positivo per questa città, una città che è cresciuta non solo per dimensione, è cresciuta per qualità della vita, per qualità del proprio insediamento. E dunque mi auguro che questa trasformazione straordinaria non venga interrotta da una destra che rischia di riportare molto indietro questa città e anche le sue prospettive. Sinistra italiana, la sinistra darà a questa città il contributo che ha dato in questi anni, quello di una forza che punta a garantire che il cambiamento sia sempre orientato al miglioramento della qualità del lavoro, al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla tutela degli interessi dei più deboli, a non lasciare mai indietro nessuno. Lo abbiamo fatto in questi 10 anni, siamo certi di poterlo fare in modo utile e proficuo anche nei prossimi 10.